On è di Fonte, siamo qui con il sindaco Massimo Tondi. Massimo, raccontaci un po' di questa fiera. Beh, è la 26esima edizione di questa fiera mostra mercato, che è nata all'inizio con piante e fiori, ma che poi si è sviluppata anche con l'artigianato locale, con il commercio, e quindi non solo locale di Fonte, ma anche più in là della provincia e anche della regione. E quindi insomma così sta funzionando molto bene. Quest'anno abbiamo il pieno di presenze e praticamente occupiamo tutto il centro di Oneo. Ringraziamenti particolari sono dovuti a qualcuno? Beh, devo ringraziare tutte le associazioni locali perché ci hanno dato una mano, in particolare l'associazione Alpini di Onema, ma anche tutti quanti quelli che hanno esposto e che hanno dato una mano. Quest'anno abbiamo anche la Masnada del Piedemonte, che è un gruppo, un'organizzazione, diciamo così, di guerrieri medievali che sono accampati nel giardino del municipio e quindi ci faranno vedere sia l'accampamento ma anche delle esibizioni, e quindi si è arricchita di questo evento. Ringraziamo il signor sindaco e invitiamo tutti a venirci a trovare. Certo, vi aspettiamo alle 10:30, ormai oggi siamo quasi, avremo una presenza di una quindicina di amministrazioni comunali, di città importanti e anche il presidente della provincia. E siamo con il presidente Raffaele Pellizzari dell'Antica Masnada del Piedemonte. Raffaele, spiegaci cosa ci fate qui. Allora, praticamente oggi facciamo un piccolo accampamento perché oggi parte ufficialmente il nostro progetto, il Piedemonte Zaliniano. Praticamente che cosa consiste? Abbiamo 24 comuni e città murate che hanno aderito a questo progetto, oltre a tutti gli istituti scolastici. Praticamente portiamo il Medioevo negli istituti, nei comuni, abbiamo molte manifestazioni, solo quest'anno ne abbiamo 6, che saranno 10 volte più grandi di questa. Questo è un piccolo assaggio perché il Piedemonte Zaliniano, all'interno parte un altro progetto che si chiama la Battaglia di Fonte. La Battaglia di Fonte è stata una battaglia molto sanguinosa nel periodo zaliniano e cade a luglio 2018, quindi oggi facciamo una piccola rappresentazione di quello che era un tempo e poi lo riportiamo a luglio 2018 in una grande manifestazione che ci saranno più di 200 soldati, berovieri, arcieri e balestrieri a fare questo grande combattimento sanguinoso. A capo di questo grande sodalizio c'è una grande associazione che appunto si chiama l'Antica Masnada del Piedemonte, che realmente è esistita nel periodo ezzeliniano. Eravamo dei mercenari assoldati da Ezzelino e noi riportiamo fedelmente quello che un tempo si faceva, dai combattimenti, dalle sfilate, dalle cene medievali a corte e tutto quello che riguarda il Medioevo. Vabbè, dicevi fedelmente, ma effettivamente fedele, perché vedo gente che cucina, gente che cuce, gente che si fa tutto. Difatti in accampamento si faceva tutto, dalla cucina, dai vestiari, si metteva a posto le armi, la forgiatura, qualsiasi cosa che era possibile nell'accampamento si lavorava giorno e notte. Raffaele, ci siamo immersi in un bellissimo paesaggio, ti diamo la possibilità di ricordare le prossime date. Allora, i prossimi appuntamenti siamo a maggio a Crespano, a giugno siamo a Asolo, a luglio siamo a San Zenone e dopo a settembre siamo a Castelcucco e a Belluno. Belluno entrerà nel periodo che facciamo la rievocazione storica a Castelcucco come 25esimo comune aderente al nostro progetto, il Piedemonte Zaliniano.